Rieccoci in diretta, buonasera al direttore Luigi Bacialli, buonasera a te Luigi. Ecco, Ciao Laura, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. allora, oggi le notizie, anche oggi le notizie sono tante. Noi abbiamo aperto con la nuova inchiesta della Procura di Trieste, proprio, no? Aperta qui il nuovo fascicolo per quanto riguarda una bomber, sicuramente un nuovo capitolo. Ci sono anche delle novità importanti, insomma, ne hanno parlato anche i colleghi del Veneto di Antenna 3 Treviso nel servizio che abbiamo mandato in onda anche noi. C'è questa novità di un nuovo nome, insomma, che di una persona indagata che vive in provincia di Treviso da tanti anni, insomma, un vero e proprio cold case che torna nuovamente. Si spera si possa far luce e trovare finalmente la verità. Beh, io l'ho seguito per molti anni quando ero direttore del Gazzettino ed è una novità davvero sorprendente. Nessuno si sarebbe aspettato che uscisse il nome, è uscito un nome, certo Luigi Pillon, abitante a Gagliarine, nel Veneto, e tra l'altro di origine sarda, insomma un insospettabile, qualcuno di cui non si era mai parlato, è l'undicesimo uomo. Si aggiunge ai 10 già indagati, tra questi c'è lo Zornita, c'è anche il fratello di Zornita che nel frattempo però è deceduto e quindi potrebbero esserci delle sorprese. L'avvocato Paniz sostiene che sarà molto difficile che ci possa essere qualche svolta. Paniz ha salvato dall'ergastolo Elvo Zornita, dimostrando che un lamierino era stato, un lamierino di uno degli ordigni inesplosi, era stato tagliato proprio per attribuire a lui la responsabilità degli attentati. Davvero Zornita sarebbe adesso in carcere e quindi Maurizio Paniz è persona attendibile, avvocato di grande esperienza, quindi c'è da credergli che non possa essere dimostrato oggi con la mancanza di elementi che siano stati conservati in maniera perfetta, no? È passato tanto tempo, quindi su questi si faranno i rilievi su delle tracce lasciate da una bomber, ma sarà difficile. Anche col DNA, dice l'avvocato Panis, poi dopodiché anche lui sa benissimo che in queste vicende non si può mai dire l'ultima parola. Quindi stiamo seguendo, ovviamente da voi a Trieste in maniera molto, come al solito, scrupolosa, e anche qui in Veneto sta Certo. tornando una brutta pagina della storia di questo territorio. È vero, è proprio una brutta pagina e davvero, insomma, c'è qualche speranza, insomma, di vedere la verità, ma sarà molto difficile, come giustamente dicevi. Una situazione davvero invece catastrofica è quella della Turchia, del terremoto, del sisma. Anche oggi abbiamo visto le immagini di alcuni salvataggi, per fortuna, però soprattutto, insomma, lavoro intorno alle macerie, causate dal terremoto. Intanto qui in Italia è cominciato Sanremo, la cosa un po' stride, no? Sì, no, stride molto secondo me, perché noi, insomma, questa è un'ecatombe, è un'apocalisse, 11.000 morti potrebbero diventare 20.000, tra l'altro tanti soccorritori sono partiti da Friuli Venezia Giulia, stanno facendo un grande lavoro, vigili del fuoco, protezione civile, alpini, come al solito, queste regioni danno sempre un aiuto straordinario in casi di calamità. Insomma, di questa dimensione devo dire mai avvenuta. Friuli Venezia Giulia ha vissuto sulla propria pelle quali sono gli effetti di un terremoto o di più terremoti, ma qui arrivare a 20.000 vittime e forse più è qualcosa di spaventoso. Non c'è mai stato un bilancio di queste proporzioni, mai un sisma così tragicamente letale.
le immagini che arrivano dalla Turchia, dalla Siria, sono impressionanti. Ci si conforta con il salvataggio dei bambini che vengono estratti dalle macerie. Ovviamente è sempre una festa salvare un bambino, però noi nel frattempo festeggiamo a Sanremo in maniera anche un po' scomposta, perché io credo che si possa anche lo show must go on, no? Cioè, quindi lo spettacolo deve continuare, si usa dire, però c'è modo e modo. Maniera, un po' più di sobrietà forse. Sguaiata, e non in maniera sguaiata e volgare come stiamo vedendo anche ieri sera con un cantante che evidentemente ha qualche rotella fuori posto, che si mette a distruggere il palco e nessuno lo caccia via. Questa è la cosa incredibile. Ma c'è la madame che non si è vaccinata e ha fatto una vaccinazione falsa per ottenere il Green Pass e va a cantare tranquillamente. È stato matto che distrugge un palcoscenico in diretta davanti a milioni di italiani e nessuno obietta, ma in fondo un ragazzo ha avuto una crisi di nervi. Questo andrebbe cacciato via a calci nel sedere, invece lì probabilmente ricanterà, chissà che non vinca dopo tutta la pubblicità che ha fatto e il fulgido esempio che ha dato a ragazzi che ovviamente non possono che avere un messaggio del tutto diseducativo da un comportamento del genere. Sicuramente non è un buon esempio, un buon modello insomma per tanti ragazzi che magari lo seguono, hai ragione. Tra le altre cose di cui ci siamo occupati nel nostro telegiornale di oggi c'è anche naturalmente il giorno del ricordo, sai che qui a Trieste insomma abbiamo la foiba di Basovizza, quindi il monumento nazionale principale ormai delle cerimonie che si svolgono ogni anno per ricordare la tragedia dell'esodo e delle foibe. Domani, come anticipazione, ci sarà anche il presidente del Senato, La Russa, a Basovizza a rendere omaggio. Non era possibile per lui partecipare alla commemorazione proprio nel giorno del ricordo. Allora verrà qui a Trieste un giorno prima, seguiremo in diretta anche questa visita. Comunque ci avviciniamo a questo importante appuntamento della memoria. Beh, insomma, il giorno del ricordo cade il 10 febbraio, finalmente se ne parla, si parla delle stragi titine, degli italiani che sono migliaia infoibati, persone del tutto innocenti. È stata una pagina tremenda della nostra storia. Dopodiché, tornati in Italia, gli esuli sono stati anche maltrattati perché considerati vicini. Fascismo, insomma, è qualcosa di aberrante e c'è stato un muro di silenzio per tanti anni, quindi finalmente si ricorda cosa hanno patito gli esuli giuliani, i dalmati, gli istriani in quegli anni. Ricordo, mi pare 2 anni fa, le immagini commoventi era stato a Basovizza, se non ricordo male, il presidente Mattarella, si erano stretti la mano e tenuti per mano, sì, durante la cerimonia Mattarella, il presidente sloveno, e quindi ancora, certo, finalmente c'è quello che bisognava fare molto prima, insomma, no? Ricordare, condannare, non dimenticare mai quanto le dittature, i regimi di sinistra e di destra hanno fatto nella nostra storia. Pochi giorni fa è stato la giornata della memoria, ci è ricordata la Shoah. Sono fatti che non è possibile mettere in qualche modo in archivio, no? Bisogna sempre parlarne. E parlarne soprattutto ai giovani. Ai giovani, infatti è proprio alle giovani generazioni che sono rivolte tutte le iniziative anche culturali che sono state organizzate da circa una quindicina di associazioni che si occupano insomma del ricordo, coordinate dal Comune di Trieste nel nostro caso, e proprio in quell'occasione, nell'occasione della presentazione, è stato ricordato quell'episodio che ricordavi tu, la potenza di questa stretta di mano, no, tra i due presidenti, quello sloveno e quello italiano, che ha
dato anche il via a un ricordo condiviso, era questa la cosa importante, anche per tutte quelle vittime delle foibe, della follia delle foibe, dalla parte slovena e dalla parte croata, di cui poco si è parlato, no, negli anni. Già è stata una tragedia oscurata qui in Italia, ma anche in Slovenia e in Croazia ci sono state tante vittime e adesso si comincia a parlarne. È verissimo, Laura, e poi ricordiamo anche la questione delle case che sono state confiscate, che erano state rubate, confiscate. Agli italiani sono anni che si parla di restituirle, purtroppo non si sta facendo più di tanto. Volevo, visto che abbiamo citato il Presidente della Repubblica in quella giornata memorabile, quei due uomini che si sono stretti la mano e poi si sono tenuti per mano proprio davanti ai monumenti di Bassovizza, che ricordano le foibe. Ecco, vedere Mattarella a Sanremo per me è stato un colpo al cuore. Cioè, vedo presente Mattarella lì a Trieste in quel giorno, rivederlo poco tempo dopo sul palco di Sanremo, l'ho trovato così, inopportuno, con tutto il rispetto per il Capo dello Stato. Il Capo dello Stato voleva significare una partecipazione, una vicinanza con i cittadini, però trovo che sia stato un errore, ecco, dal mio punto di vista, proprio che il Presidente della Repubblica fosse presente in questa, in mezzo a questa baldoria, in un momento drammatico del nostro pianeta, con quello che è successo in Turchia e in Siria, con quello che sta succedendo in Ucraina, con quello che sta succedendo alle famiglie, alle imprese in Italia. Canta che ti passa, si è soliti dire, ma forse è meglio lasciarlo fare ad Amadeus e a Morandi e non alle istituzioni. E ai cantanti, sperando che io non credo che sia così nemmeno normale che compaia Zelensky a Sanremo. Lo dico per lui, perché non mi sembra che, dopo essere stato all'ONU, all'Assemblea della NATO, piuttosto che al Parlamento europeo, andare a Sanremo, insomma, mi sembra un po'. Comunque sono opinioni mie. Senza voler costringere. Sento tutte le altre. Allora, grazie al direttore di Tele4 Luigi Bacialli, a mercoledì prossimo. Grazie Laura, a presto. A presto, grazie davvero. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buona serata a tutti.